Turno preliminare di Coppa Italia al Nicky Balloni, tra il Real Forte Querceta in completo fluo e il Diviborgo Biancorosso, pericoloso all'ottavo minuto con Rotunno. Più tardi si accende il tandem, buongiorno Nottoli, ma il portiere è attento e para in due tempi. Superata la mezz'ora invece si fanno vedere in avanti i padroni di casa. Bortoletti appoggia la sfera a Bartolini che da fuori area controlla e calcia sul fondo. Ultima occasione di tempo per il Diviborgo. Raspa, chiamato all'intervento sulla gran botta di Mancini nel cuore dell'area di rigore. È il 59esimo quando il Diviborgo si ripresenta in avanti con Del Carlo che stampa sulla traversa. Mette la freccia da calcio d'angolo il Real, nel posto giusto, al momento giusto Bortoletti, al 66esimo porta in avanti i suoi. E sull'onda dell'entusiasmo i locali trovano subito il raddoppio con il subentrato Durante, dalla distanza splendida la conclusione del 2002 che batte il portiere, sigla 2-0. Scossa d'orgoglio ospite a 5 minuti dal 90esimo. Per il Diviborgo segna Vitrani, altro subentrato che riapre l'incontro. Ultima emozione nel finale il rasoterra di Rotunno, parato con sicurezza da Raspa. E così, dopo 5 minuti di recupero, è il Real a proseguire l'avventura in Coppa, vista derby.